aspettano i corridori con le borracce e acqua fresca. Dov'è lo mio? Dov'è lo tuo? E in mezzo al gruppo noi ci apparia. E la volata che l'è una lama, le ruote alte e le gira ancora, le braccia al cielo e un bacio a tutti. E per la mamma gli è sempre fior, e per la mamma gli è sempre fior. Buonasera. Buonasera, buonasera come sempre, ben trovati con Teleciclismo. Mm-hmm. Ciao Chiara. Ciao Mario. Ciao anche a Tina e Roldano. Ciao, buonasera. Buonasera. Ovviamente i telespettatori e i nostri ospiti. Stasera ci spostiamo nella regione Friuli Venezia Giulia con il gruppo ciclistico Quasiano e parleremo di un insieme di avvenimenti e di manifestazioni che coinvolgeranno questa società e la località poi di Quasiano per l'appunto nell'ultimo fine settimana di maggio. L'argomento quindi sarà questo e capiremo di che cosa si tratta. Intanto però Chiara, come sempre, le consuete informazioni. Certamente, dopo aver salutato i nostri cari amici telespettatori, ricordiamo loro ancora una volta che siamo in diretta e quindi se volete potete intervenire nella nostra trasmissione attraverso i nostri numeri di telefono. Li vedete in sovrimpressione, ma ve li ripeto ancora, e sono lo 049 77 24 24 se volete telefonare, oppure gli sms dovete mandarli al 328 54 08 00. E adesso il nostro concorso. Premi allo scatto. Queste erano le foto che ci sono pervenute questa settimana, ma continuate a mandarle perché potreste essere in concorso per essere la foto vincitrice del mese di maggio. Vi ricordo ancora una volta il numero al quale mandare queste foto, che è il 345 74 66 212. E adesso Chiara, conosciamo. Siamo pronti a presentare gli ospiti. È qui con noi questa sera il presidente del GC Quasiano, Roberto Gobbo. Buonasera. Buonasera. Abbiamo con noi il sindaco di Quasiano, Eddie Piccinin. Buonasera. Ed ancora troviamo il titolare di Prisma, Gianluca Pellegrini. Buonasera. Ed infine il direttore sportivo di GC Quasiano, che è Cristian Cigaio. Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti. Allora, 26, 27 maggio con Roberto Gobbo. Allora, si sta avvicinando una data importante per un avvenimento importante e a dir poco voluminoso. In breve sintesi di che cosa si tratta, poi toccheremo giornata per giornata per capire anche come verranno affrontate le gare. Allora, la sintesi è questa, sono tre giorni che coinvolgono tutte e tre le categorie giovanili, esordienti di primo, esordienti di secondo e allievi, con classifiche separate. Nella prima giornata ci saranno anche le donne o soltanto i maschietti? Le donne parteciperanno solo alcune alla gara della seconda giornata, quella a cronometro, perché loro hanno quel calendario trivenio da rispettare, quindi hanno la corsa proprio in Friuli in quella giornata, nell'ultima giornata. Quindi prevalentemente riservati prevalentemente ai maschietti, uomini. Ecco, nella prima giornata noi abbiamo quella gara Criterium, che una gara su strada, su un circuito chiuso al traffico, con una classifica di intergiro, questa è la classifica di metà gara, e poi c'è la classifica finale. Quindi noi assegneremo
alla fine di ogni gara la maglia di Intergiro, che è di colore verde, e gli studenti di primo anno assegneremo la maglia di colore bianco. Ripeteremo questo anche nel secondo anno, dove la maglia sarà sempre verde per l'Intergiro e rosa per il vincitore, per la classifica di tappa, e la maglia verde per l'Intergiro di allievi e arancione per la classifica di tappa. È come dire che è un giro, insomma, questi sì, tre giorni si possono configurare come un piccolo giro. Esatto. Mini Giro del Friuli è il titolo poi che avete dato, fra l'altro, no? Esatto, la Coppa Friuli, Mini Giro del Friuli, è proprio data per dare anche visibilità. È logico che voi avete capito che noi siamo appassionati del ciclismo su strada, anche se adesso nelle categorie giovanili si cercano tante soluzioni, però noi andiamo avanti per la nostra strada, sia col vivaio e anche nell'organizzazione delle gare. E quindi questa è un'esperienza che è nata perché io ho fatto da regista da un trofeo negli anni scorsi con altre società, con queste classifiche, però era un po' dispersivo perché partiva proprio all'inizio dell'anno e finiva un po', quindi il fatto di iniziare e finire in tre giorni forse dà più visibilità, dà più interesse, e praticamente l'adesione è molto... Ma ci sono tre gare al giorno allora? Sì, tre gare al giorno. Un coinvolgimento maggiore sia per gli atleti sia per il pubblico e la gente che verrà a Pasiano, sarà a Pasiano, per assistere a questo appuntamento. Coppa del Friuli, Mini Giro del Friuli, edizione 2018. Durante la manifestazione poi sentiremo subito il sindaco. Assieme a questo c'è anche un altro appuntamento che coincide con Maggio Pasianese. Ce ne parlerà il sindaco dopo che avremo visto insieme la conferenza stampa che si è tenuta a Lori, in provincia di Treviso, per la presentazione del campionato italiano juniores, e vedremo subito dopo anche la presentazione dell'internazionale di Soligheto, Gran Premio d'Origo. Via le immagini. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni. E nello sport, per la crescita dei giovani. Ci troviamo a Loria, in provincia di Treviso, la sede del campionato italiano juniores, che verrà disputato in questi luoghi il 17 giugno prossimo. La prima giornata informativa presso la sede municipale di Loria. Con Silvano Marchiori, il sindaco, vorremmo capire in questo momento qual è lo stato dei lavori in questa fase di avvicinamento. Sì, oggi abbiamo aperto i giochi, come dicevo prima, gli stati di lavoro sono... Beh, soddisfatto, sono ottimista, però vedo che stanno lavorando bene. Ci sono ripetuti incontri per lavorare sulla sicurezza, per lavorare sul territorio, per cercare tutte quelle piccole cose da mettere insieme perché, per avere un successo in questa corsa straordinaria. L'impegno c'è, e ringrazio per la collaborazione di tutti gli organizzatori, e stiamo andando avanti, sinceramente sono contento. Siamo arrivati in una bella posizione, e vedere un attimo più avanti man mano che passa il tempo, però sono contento. Che cosa sta preparando l'amministrazione e l'organizzazione? Allora, l'amministrazione sta preparando delle attività collaterali, come che abbiamo letto prima. Però le dico, quello che arriva sullo sportivo che viene a Loria e viene visionare il percorso sicuramente troverà un paesaggio meraviglioso, come sono meravigliose le nostre colline della Pedemontana. Oltre non mi sbilancio. Leandro Fabris invece è colui che ha in mano l'asse organizzativo della manifestazione. Ci stiamo avvicinando, siamo a un mese poco più oramai dal campionato italiano, ormai tutto il lavoro più grosso, diciamo, è portato a completamento. Da qui al 17 giugno che cosa c'è ancora da proporre? Praticamente, prima di tutto ringrazio tutti i presenti. Per quanto riguarda l'organizzazione abbiamo fatto il più del lavoro, è stato svolto, c'è ancora qualcosa da fare, però
permettimi di dire che oggi essere qua a presentare praticamente fare un addetto stampa per organizzare a Lori il campionato italiano era un sogno e sta realizzando. Si sta completando quindi un percorso che non è iniziato l'altro ieri ma da qualche anno. No, da qualche anno, poi dall'inizio di 6 anni fa che abbiamo iniziato a fare campionato a livello nazionale ho sempre pensato e praticamente manca pochi giorni e sta realizzando questo mio desiderio. Però mi permetto di ringraziare tutti i collaboratori perché la passione che ho e tante altre cose, però ho sempre trovato la disponibilità di tante persone, soprattutto mi rivolgo anche, soprattutto come dicevo prima, ai sponsor, perché grazie a loro, perché la passione c'è, però anche quest'anno pensavo una cosa, però la copertura non è stato facile trovare questa copertura. Però devo dire che Ciclismo Loria è sentito in casa tutti parlano di ciclismo. Come te lo immagini il giorno 17, il giorno della gara, il 17 giugno? Beh, spero che tutto vada bene, soprattutto quando si sta organizzando queste gare, io prima di tutto mi auguro che non ci siano cadute, che questo è per un organizzatore la cosa fondamentale. Spero che sia una gara combattuta, che tutti i corridori si comportino bene, perché ultimamente qua sono andato a vedere delle corse e non ho visto un bel comportamento fra di loro, certe gare. Spero tutto l'incontrario, che si comportino bene e che venga migliore soprattutto. L'Internazionale di Solighetto compie 30 anni, giusto il tempo per presentare questa edizione che si arricchisce, che cresce nel tempo, è cresciuta nel tempo e maggiormente per questa edizione. Con il vicepresidente Raffaele Mazzucco puntualizziamo proprio questo aspetto. Sarà un'edizione speciale, straordinaria quest'anno per vari aspetti, i principali. Beh, quest'anno abbiamo voluto festeggiare questi primi 30 anni in realtà dell'Internazionale, aggiungendo una gara importante al cronometro, e questo cronometro andrà ad arricchire sicuramente già una gara importante come l'Internazionale di Solighetto. Ci sarà un'anteprima della prova su strada, la cronometro, com'è nata l'idea? L'idea è nata così per scherzo, volevamo inventarci, studiare qualcosa che potesse essere fuori schema e ci è venuta questa idea della cronometro e quindi è stata subito poi accolta positivamente da tutti coloro che poi si prestano per darci una mano, ma soprattutto anche le amministrazioni locali che si sono messe in moto per darci i permessi necessari. Questa dunque è la novità che arricchisce questa edizione. C'è stato il sostegno però da parte di tutti anche stavolta allora? Bisogna dire che il territorio reagisce, abbiamo un territorio straordinario, che abbiamo trovato 3 sostenitori, a me piace chiamarli sostenitori più che sponsor, la latteria di Soligo, la cantina di Soligo e insieme al consorzio del Prosecco, che veramente ci hanno dato una grande mano, sono straordinari. Allora, che cosa è che vi aspettate dopo questa bella messa in scena, grandiosa? Abbiamo già il territorio che già ci premia, noi contiamo solo sul bel tempo adesso. Il giorno precedente della prova su strada c'è un cronometro, quale significato sotto il profilo strettamente tecnico può avere questa anteprima? Ma sì, sicuramente, è logico che una gara crono squadre come la fanno qua è il giorno prima di una gara come la gara di Solighetto e sicuramente ha sicuramente un riscontro tecnico e bisogna capire un po' dopo se le squadre mettono dentro i più forti nei 5 che faranno la crono oppure li tengono per il giorno dopo. Comunque è sicuramente un bel aspetto tecnico. Bisognerebbe allora che non fosse disgiunta questa 2 giorni. Ma un'opinione mia, sarebbe opportuno abbinare le 2 cose, perché altrimenti sarebbero 2 cose separate, chi fa la crono sabato e chi fa la gara la domenica, ma secondo me sarebbe più opportuno riuscire a fare che chi fa la crono alla domenica sicuramente al sabato deve fare anche la gara su strada, gli stessi corridori, e pertanto fare, non so, come una challenge in cui le gare, i corridori che vincono
sia sotto l'aspetto della crono che della gara su strada, vincono l'Challenge trofeo Solighetto. Allora sicuramente, secondo me, prenderebbe sicuramente anche sotto l'aspetto tecnico internazionale un valore sicuramente molto molto grande. Parliamo molto spesso che di crono ce ne sono poche, principalmente anche crono o squadre, ma come mai che abbiamo perso questo potenziale dove l'Italia praticamente da sempre dava la nota giusta in ambito nazionale ed internazionale? Ma l'Italia è sempre stata diciamo la nazione regina della cronosquadra, 100 km, quante volte l'abbiamo vinta? Purtroppo ultimamente è andato un po' a scemare questa specialità, un po' perché per preparare gli atleti delle crono ci vuole gente preparata e un po' così perché hanno così dei costi fare queste gare. Ma io penso che se ci sia la volontà e la passione si riesce ancora ad avere e a fare grosse squadre, a preparare dei grossi corridori per anche in campo internazionale. L'energia della natura è l'energia della vita, l'energia della terra e quella delle persone, insieme per un futuro sostenibile. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Entriamo in studio, siamo pronti per vedere le classifiche. Vediamo questa settimana come sono cambiate. Cominciamo con la prima, il Gran Premio FWR Baron Sanglas Arcasa. Al primo posto troviamo Martin Marcellusi del Pirata Sniper con 80 punti. Secondo posto a Samuele Manfredi di Work Service con 75 punti. Con 68 punti invece al terzo posto Antonio Tiberi del team Franco Ballerini. Quarto posto ad Andrea Peccolo del team LWF con 66 punti e 54 punti pari merito per Marco Frigo di Danieli 1914 e Alessandro Fancello di Canturini 1902. Ritorniamo ai nostri ospiti. Allora, Maggio Pasianese, vedo che recita questo messaggio, la Locandina, 42esima sagra della Mussa. È corretto, corretto. Sindaco? Allora, è un avvenimento che, come dire, dà luce alla vostra cittadina, da 42 edizioni. Di che cosa si tratta? Anche perché la festa comincia una settimana prima, se non sbaglio. Sì, comincia di fatto domani sera, no? Questa festa. Diciamo che quest'anno ha un sapore particolare proprio appunto per questo torneo organizzato grazie al gruppo ciclistico di Pasiano. È la festa del capoluogo sostanzialmente, no? Con la specialità la Mussa. Poi fino a qualche anno fa c'era anche appunto la gara proprio con la Mussa o col Mus vero e proprio. No, naturalmente potete immaginare le difficoltà di organizzare insomma questo genere. Ma la gara di tornei, com'era fatta? C'era la carrozzina, no? Con la carrozzina, c'era appunto questa competizione, ecco. E non salivano sul dorso? No, sul dorso non salivano, però naturalmente troppo. No, c'erano, diciamo che le giovani generazioni hanno un po' abbandonato questa pratica, ecco, però vabbè, insomma, si dedicheranno ad altro, magari allo sport, magari da noi, al ciclismo. Nel mio paese, no? Continuano la gara dei musi a galoppo ogni anno, sono arrivati già alla 30ª edizione. Bene, bene. Torneranno. Ma in Europa da mese più decimo cosa fanno?
dai primi, il 21 settembre è San Matteo, quindi patrono, una volta c'era la sagra, adesso sono abituati a fare 10 giorni di festa ogni sera, e in quel periodo fanno la gara dei musi, ma c'è gente, addirittura dopo c'è il chiosco, c'è spezzatino di musso, gente che se lo prende, se lo porta a casa, grande festa. Hai capito? E a vedere la gara, per, vedere la gara, scusami, per sfinimento, e a vedere la gara quel giorno, c'è un sacco, collassano. Sembra di essere a Siena. Però non c'è dentro se vanno in groppa o come li fanno correre sti musti. In groppa? Questi in groppa. In groppa. Andaloppo. Va bene, differente, quindi si differenziava loro da quel... Ho capito, con il calessino dietro. Vabbè, torniamo alla festa. Certo, torniamo... Niente, è una bella festa, insomma, che da tanti anni viene fatta nel capoluogo del paese, con varie pietanze, con la mostra dei vini, insomma, del nostro territorio e anche dal vicino Veneto, con delle premiazioni apposite che ci saranno, insomma, le varie cantine, un momento d'incontro per la comunità di Pasiano, ma non solo, ecco, poi quest'anno, insomma, questa grande visibilità con le gare, che avremo anche gente che arriverà da fuori, sicuramente darà un qualcosa in più a questa manifestazione, quindi insomma vedremo il nostro paese più vivo in quei giorni, più colorato, perché prima, venendo su col presidente, no, l'anno scorso, sa benissimo il presidente, che mi sono un po' lamentato che mancavano le tradizionali gare che il gruppo ciclistico organizzava a Pasiano, insomma, avevo detto: Roberto, caspita, il prossimo anno bisogna che organizzi qualcosa, perché altrimenti, insomma, qui perché in paese siamo tutti abituati, insomma, da tantissimi anni a vedere queste maglie rosse scure, no, che... Il ciclismo è sempre motivo di attrazione, alla fine festa, porta gente, porta sempre festa, attrazione, insomma. Insomma, quest'anno Roberto Cobbo e il suo gruppo hanno fatto le cose davvero davvero in grande stile, ma per completare il nostro discorso, a Pasiano solo ciclismo o lo sport riveste anche altri settori? Certo, beh, naturalmente potete immaginare benissimo come ogni realtà, insomma, il calcio la fa un po' da padrone, insomma. Però, anche Pasiano, insomma. È una grande realtà il calcio a Pasiano, quindi, ma, insomma, più o meno, insomma, dai, in tutti come poi in tutti i comuni. Diciamo che la specialità è proprio avere il ciclismo, perché magari non dappertutto si trova. È proprio il ciclismo, è un qualcosa di nostrano, ed è un qualcosa che è dedicato in particolare modo solo ai ragazzi, almeno, no, a questo livello, e quindi avere una società che si dedica ai ragazzi, e quindi al di là di insegnare la pratica del ciclismo, ci sono, secondo me, con questa attività anche dei valori, lo spirito di sacrificio, la fatica, che naturalmente vanno a temperare i ragazzi. Questo è quello che il gruppo ciclistico, insomma, fa da 30 e più anni nel nostro paese, e quindi tutti riconoscono Pasiano anche proprio perché sanno che a Pasiano trovano appunto il gruppo ciclistico. Per dire, da 20 anni, penso, Roberto, non so, sono abituato io alla sera, magari quando vado fuori a casa, a vedere gli allenamenti, perché ogni tanto, qualche volta, se possibile, vanno ancora per le stradine, insomma, ad allenarsi. E allora, poi magari ci racconterà Roberto, assieme anche a Cristian Cigaia, quali sono i luoghi per la preparazione, insomma, per gli allenamenti. Però a noi ci piace in modo particolare sentire quando le amministrazioni comunali sono vicine al movimento sportivo, perché è chiaro che questo è un momento di crescita, o no? Assolutamente, quindi, insomma, per la gente del luogo e per i ragazzi della vostra comunità. Per la gente, per i ragazzi, anche con queste manifestazioni per promuovere, magari promuovere il turismo è un po' una parola grossa, insomma, però per rendere più attrattivo il capoluogo, naturalmente, immagino, insomma, il prossimo fine settimana, la gente che viene, che scopre il nostro territorio, che assaggia magari le pietanze tipiche della sagra, o nei nostri locali tipici. Rimarranno, ecco, là in zona, no? Le squadre, i ragazzini e gli accompagnatori. Ci sarà molto qualcuno. Spesso con le categorie giovanili ci sono anche i genitori, no, Roberto, che partecipano, e quindi ci sarà un bel coinvolgimento. Va bene, andiamo avanti dopo con i prossimi interventi.
cercando di capire in maniera più approfondita di che cosa si tratta. Adesso però è il momento di spostarci a Coste di Maser, in provincia di Treviso, in gara gli esordienti. È Coste di Maser, presso la pizzeria Le Motte, che Francesco Bitante, che abbiamo visto assieme ad Ernesto Gazzola, il titolare della Gaerne, dicevamo, a Coste di Maser, gara riservata alla categoria degli esordienti ed imperniata sul primo trofeo sportivi di Coste. Ad organizzare la manifestazione per il primo e per il secondo anno è l'Unione Ciclistica Asolana, con Francesco Bitante il presidente, la società che a fine stagione organizza anche quella splendida manifestazione, vale a dire il Gran Premio Città d'Asolo, gara unica sulle strade dei Colli Asolani, con arrivo proprio in centro della città di Eleonora Duse. Sono già partiti i corridori iscritti per la prima sezione, sono 113 complessivamente i corridori in gara, e già da subito ci sono momenti e tentativi di sganciamento proposti in questo caso da Renato Favaro del Veloce Club Bassano e da Sebastiano Danieli della società ciclistica Lions, formazione veneziana quest'ultima. Cominciano a mulinare su un tracciato che gira nei dintorni di Maser. Questa prima azione prende anche un po' di margine, non diventa però mai impossibile il recupero, infatti poche centinaia di metri per questo tentativo che il gruppo starà controllando dalla breve distanza oramai. Si correva su un circuito di 4 chilometri, erano 6 le tornate per questa prima batteria degli esordienti al primo anno, quindi complessivi 24 chilometri per questa manifestazione, dicevamo, organizzata dall'Unione Ciclistica Asolana, come sempre nel migliore dei modi, come sempre un bel allestimento quello che sa fare Francesco Bittante, che nell'occasione ha avuto anche l'appoggio di Ernesto Gazzola, il titolare della Gaerne, sempre pronto a dare manforte a questi avvenimenti. Jacopo Luisetto, Industrial Forniture Moro, corridore che arriva da Roncade, quindi corre con la formazione di casa, prova ad uscire dal gruppo nel tentativo di riagganciare la testa della corsa, che ancora si sofferma su Favero e Danieli, che però oramai sono braccati dalla brevissima distanza dal gruppo, quindi fase di rimescolamento a metà della competizione. L'azione è un po' pesante, la pedalata si fa un po' più greve, quindi hanno buon gioco gli inseguitori, che tra poco andranno a chiudere su questo tentativo e rimettere nuovamente tutte le cose a posto. Gruppo compatto mentre scorrono i giri e scorrono i chilometri. C'è un nuovo tentativo con Nicolò Quelle del Veloce Club Borgo, corridore che arriva dalla provincia di Trento. Nella seconda parte prova ad uscire Nicolò, che vediamo in questa immagine, 150 metri in vantaggio, pochissimo per lui, però ci prova a mettersi in evidenza quando la corsa volge via via sempre più verso la fase conclusiva. E nuovi colori per il Velo Club Borgo, questa formazione che arriva dal Trentino, sempre battaglieri e sempre in prima fila, però si esaurisce questo tentativo e se ne ripropone un altro. Infatti dal gruppo esce Giacomo Cescone delle pedale marenese, che come vediamo aggancia Quelle e poi lo salta letteralmente, si porta al comando il corridore delle pedale marenese è Giacomo Cescone. L'ultima parte della corsa quindi su questa inquadratura, su questa immagine, su questa azione che vede Giacomo Cescone prendere in maniera decisa margine sul gruppo, ma le fasi finali diventano completamente diverse. E sicuramente sono azioni isolate che difficilmente riescono ad andare in porto, perché dietro non lasciano mai tanto spazio, e se davanti non si forma un gruppettino di almeno 4-5 corridori in maniera da poter dare respiro, difficilmente un solo atleta può andare a buon fine.
Infatti continua Giacomo Cescone, è passato già il suono della campana, è ancora lui solo davanti, non è più molto fluida la sua azione, però evidentemente in questo tentativo pone molta fiducia il corridore delle pedale marinese. Siamo sul traguardo, cambia letteralmente nell'ultima parte la situazione che vede Thomas Capra del veloce club Borgo vincere con pochi secondi di vantaggio su Graziotto, poi a seguire Cescone, Cecchin, Villanova, Lunardone, Pizzolato, a seguire Carraro, Scarso e Risato al decimo posto. 37,467 la media. Ti avevamo dato come super favorito di questa giornata, già 6 vittorie in questa stagione 2018 iniziata benissimo. Raccontaci gli ultimi 4 chilometri di gara. Gli ultimi 4 chilometri c'erano 2 corridori davanti, non c'era nessuno che voleva andare a chiudere, allora a metà del percorso, a metà giro, io sono scattato, ho staccato il gruppo, sono andato a riprendere gli altri 2 corridori in fuga e poi l'ultimo chilometro sono riscattato e ho staccato. Ed eccoci pronti per la seconda prova, quella riservata agli esordienti al secondo anno. Anche il tempo ha graziato la manifestazione e pochi istanti prima della partenza si era scatenato un nubifragio, adesso tutto sta ritornando alla normalità e quindi queste prove, questo primo trofeo sportivo di Coste si può svolgere regolarmente con la batteria del secondo anno che prende le vie in questo preciso istante, medesimo circuito, medesimo chilometraggio, sempre 4 chilometri a tornata, 9 le tornate, 36 chilometri complessivi di questa seconda batteria. Un po' meno partecipata per quanto riguarda la presenza, sono 100 i corridori che vediamo mulinare nella prima parte, prendono la direzione ora di Maser, passando proprio nel centro storico di questa località, con il gruppo che s'allunga già da subito. C'è molto più vigore nella prima parte, se confrontata questa prova alla precedente, quindi con i tentativi che sono già nell'aria vediamo che già un drappello di 7-8 corridori si è portato leggermente avvantaggiato, ma sono fasi alterne, azioni da lungo e d'attacco si propongono, poi si ripropone il gruppo che va a recuperare. Questo invece è uno degli attacchi con Alessio Delle Vedove, corridore del Mirano, che se ne va insieme ad Alessandro Visentin del team Isonzo, una situazione quindi che vede la corsa movimentata anche per quanto riguarda gli esordienti della seconda stagione. È sicuramente una corsa movimentata, è una bella battaglia tra questi ragazzini al secondo anno che dalla prossima stagione saranno allievi, e una manifestazione dunque che si sta svolgendo nel migliore dei modi, quella organizzata dall'Unione Ciclistica Asolana, una società, quella di Francesco Bittante, che oltre ad organizzare al meglio queste gare per le categorie giovanili si propone anche con le proprie formazioni di ragazzini, di giovanissimi e di esordienti in campo agonistico. Ha perso contatto da prima Visentin, l'atleta del Mirano se ne va da solo per alcuni chilometri, gruppo che si dimescola, nuova azione con Alessandro Gallio della Guadense Rotogal e Daniele Darè del team Bosco. Situazioni che cambiano però repentinamente, intanto nell'inquadratura vediamo l'azione di Matteo Catacin del team Leandro Fagin. Formazione padovana passa su quella che sarà poi la linea del traguardo dopo il rimescolamento, è lui che propone questa azione di ricongiungimento, situazioni quindi quanto mai interessanti per l'impegno che i corridori mettono nell'evolversi della corsa. Niente da fare però, il tutto si va nuovamente a ricompattare, il gruppo transita sotto lo striscione del traguardo e si prepara per le fasi finali di questo primo trofeo sportivi di Coste, una manifestazione, come abbiamo già detto in precedenza, supportata anche dalla Gaerne e dal titolare Ernesto Gazzola. Non molta attività nell'ultimo giro, siamo già sul traguardo, lanciato lo sprint sul gruppo compatto Giovanni Cucarolo delle Postumi, precede Mason delle Vedove, Visentin, Risato, Cabrelle, Cremonese, Gallio, Bruseghin e Gallio Filippo. È un percorso molto duro, tecnico, abbiamo fatto una natura veloce
e con varie ripetute, scatti ogni curva e rilanci. Stiamo lavorando e qualche soddisfazione ce la stiamo prendendo, ci stiamo impegnando abbastanza bene. Ma diciamo bene tutta quanta la squadra, il ragazzo fa un po' la differenza su tutti, però diciamo che la squadra ha lavorato molto molto bene oggi. Bisogna dedicarla anche alla squadra questa vittoria, perché hanno lavorato tutti alla grande. Una partecipazione numerosissima in questo primo appuntamento qui a Coste. Diciamo che abbiamo lanciato una sfida, l'abbiamo vinta, è stata una grossa e bella manifestazione, siamo molto contenti di questa bellissima manifestazione. Devo ringraziare tutti quelli che si sono adoperati per la riuscita di questa manifestazione, tutti i volontari, l'amministrazione comunale di Maser, il corpo dei vigili urbani della Pedemontana di Aslo, che in tutte queste manifestazioni, che adesso ci sono tante normative, purtroppo ci si deve anche adeguare, quindi loro sono stati di aiuto per questa manifestazione. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. E ancora in studio e ancora classifiche. Adesso vediamo le classifiche diamante. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Cominciamo con le classifiche diamante individuali e maschili. Vediamo il podio allievi, che vede al primo posto Giosuè Epis di Aspiratori Otelli con 43 punti, seguito da Andrea Piras di Cavenago con 41 punti e al terzo posto troviamo Gianmarco Garofoli di Recanati Marinelli con 39 punti. Continuiamo con il podio maschile juniores. Al primo posto Martin Marcellusi del Pirata Sniper con 77 punti, secondo posto ad Andrea Piccolo del team LVF con 66 punti e terzo posto per Samuele Manfredi di Work Service con 62 punti. Ed infine aggiorniamo anche il podio Elite Under 23 maschile, che vede al primo posto Giovanni Lonardi della Zalfero Mobile Desire Fior con 96 punti, secondo posto a Cristian Scaroni di Petroli Firenze Opla con 82 punti e 10 punti in meno al terzo classificato, che è Andrea Bagioli del team Colpac. Gianluca Pellegrini, titolare dell'azienda Prisma, affianca questa iniziativa. Che cos'è qui? Coinvolge un'azienda, o per meglio dire una persona, al mondo dello sport a carattere generale e nel ciclismo in questo caso. Ci potrebbe essere anche una dose di passione, no, verso questo sport, ma sentiamo. Sì, buonasera. Sicuramente una dose di passione c'è, no? All'inizio anch'io correvo in bicicletta, però credo che le aziende abbiano un ruolo sociale e quindi noi, proprio come filosofia aziendale, sostenere chi aiuta i ragazzi a crescere in maniera sana, cioè proprio per noi è un dovere. Secondo me, insomma, dovrebbe essere così un po' per tutte le aziende, dovrebbero metterlo proprio in preventivo
dall'inizio. Era proprio la mia domanda, quindi questo è messo in preventivo stagione dopo stagione nel budget operativo, insomma. Sì. Fa parte delle voci fondamentali, insomma, del budget aziendale, ecco. Esistono i bilanci sociali, ovviamente, e quindi una parte, il sociale, è dedicato anche allo sport. Sì, ecco, dovrebbe essere, diciamo, meglio accolto dal sistema, diciamo, fiscale, però, insomma, va bene, ecco, dai. Io credo fondamentalmente nel fatto che le aziende hanno un ruolo sociale, è abbastanza sottovalutato da tanti, però insomma insistiamo. Bisognerebbe fare squadra con questi ideali, o no? Sì. Quindi cercare di coinvolgere anche gli altri imprenditori, non solo della zona, ma a carattere più ampio, insomma, un po' di tutto il territorio. Sì, è un problema culturale, ecco. Chiaro che sì. Ma nella sua azienda si producono attrezzature, componenti per lo sport, per le bici, è quasi spontanea, insomma, no, la domanda. Di tutt'altro genere. Delle coppe. O coppie o trofei, come diceva Tina durante la pausa. Se fate stampi, potreste pensare anche a quelli. No, noi facciamo... la definizione nostra è che facciamo quello che serve a chi gli serve quando gli serve. Hai capito. Concettualmente. Quindi realtà, orizzonti tanto mai aperti. Esatto. Un modo nuovo, insomma, di fare azienda, ma forse è proprio quello che serve a tutti, cioè... Avere progetti su commissione. Esatto, sì. Il nostro mestiere è proprio realizzare macchine, impianti, soluzioni dedicate alla necessità del cliente. Esatto. C'è un dispendio ogni volta di tempo, sicuramente, per lo studio. Tempo, idee, esatto. Tempo, un sacco idee, di energie, però insomma. Ma quindi il vostro team in azienda come è formato? Dovete avere per... Abbiamo, diciamo, un forte ufficio tecnico, senz'altro, e tutta gente piuttosto giovane, abituata a ragionare. Progettisti, disegnatori, però proprio gente abituata a ragionare, ad ascoltare le necessità del cliente. Quindi noi non abbiamo un catalogo per il quale ci poniamo, sfogliamo e guardiamo, esatto. Va bene questo. Quello che dico sempre io è che la differenza tra noi e gli altri sta nel fatto che noi diamo al cliente quello che serve a lui, che chiede. Gli altri invece danno al cliente quello che serve vendere loro. È certo che però in questo contesto la tecnologia la fa da padrone. Sì, assolutamente. E quindi spazio principalmente ai giovani che devono formarsi in questa direzione. Il mio sogno è creare una Silicon Valley dell'automazione dove ci siano ragazzi giovani che riescano a esprimersi. Che i cervelli che sono fuggiti all'estero ritornino a casa. Esatto. Non solo, non c'è motivo di andare all'estero, volendo c'è molto da fare in Italia. A Pordenone c'è anche un incubatore famoso, sì. Proprio per la progettazione, per le idee, sì. Nella zona che va verso Aviano, per consumare. Ce n'è uno anche verso San Vito. Ah, ecco. Si chiama Prisma. Hai capito? No, cioè un incubatore voluto dalla regione Friuli. Ma è importante, secondo me abbiamo tante risorse, questi ragazzi spesso sono sottovalutati, ma no, non è così. Bisogna dargli spazio, fiducia. Certo, andremmo meglio tutti se spesso partissero diciamo da una famiglia con una cultura un po' più fiduciosa e un po' più diciamo impostata sul saper essere, perché il saper fare la fuga ci si aggiorna. A volte sembra quasi una scusa. Da un lato, però è forse il nuovo modo per fare il militare, come si faceva una volta. No? Una volta si faceva il militare e imparavi un po' le regole. Imparavi. Oggi il militare non si fa più, però andare all'estero io credo che sia veramente un'esperienza, cioè perlomeno insomma un periodo fa bene. E dopo c'è un confronto con quadri. Esatto, anche perché ormai
il mondo non è più il paesino, no? Il mondo è veramente a portata di mano, certo che sì. E si ha a che fare con tutti e accresce sicuramente la cultura. Certo che questo è un bel messaggio, i ragazzi dovrebbero fare tesoro di quanto ha detto Gianluca Pellegrini in questo suo primo intervento. Sì, lo sport, però non perdete d'occhio i riferimenti legati alla scuola. La società ha bisogno dei giovani che crescano anche con questi accorgimenti. Adesso però ci fermiamo perché è giunto il momento di un altro nostro servizio. Siamo proprio alla rubrica di Roldano Brione, quindi a Marcord. Industrial Forniture Moro, negozio nel negozio, a Treviso in via dei Da Prata 34. A Marcord di stasera dedicato a Marzio Bruseghin, ciclista trevigiano di Anzano di Cappellamaggiore, dove è nato il 15 giugno del 1974. Le immagini si riferiscono alla stagione 96, anno in cui è nata la categoria Under 23. Bruseghin, reduce da due successi colti nel 1994, Este, Gran Premio Città di Treviso in maglia MG Boys Doni, e dopo un 95 avaro di successi ritorna sul gradino più alto del podio già all'inizio di stagione in maglia Zalf nella piccola Sanremo a Sovizzo. Una galoppata solitaria iniziata sull'ascesa al Monte Viale, ultimo strappo prima dell'arrivo. La seconda vittoria la ottiene pochi giorni dopo sull'affollatissimo traguardo di Col San Martino nell'internazionale trofeo Piva, ancora per distacco. Questa volta si lascia alle spalle il compagno di squadra, lo sloveno Goran Stangeli, e più indietro un altro uomo Zalf che regola in volata gli inseguitori, Giuliano Figueres. Siamo ancora in primavera del 96 e Marzio continua a vincere, sempre per distacco. La terza affermazione la ottiene dopo un testa a testa con Roberto Sgambelluri, il calabrese che in questa stagione vincerà il Giro del Veneto e il Giro d'Italia, fortissimo in salita, ma Bruseghin si libera anche di lui e conclude in solitudine sul traguardo di San Vendemiano. In Toscana vince ad Arezzo il Giro del Casentino e la quinta vittoria la sigla a fine stagione dopo una bella fuga con il compagno di squadra Walter Foligno. Conquista un'altra perla del calendario internazionale in una gara tanto cara ai vicentini, Lastico Brenta. Secondo è Foligno, terzo Figueras, il napoletano che una ventina di giorni dopo sul traguardo di Lugano vincerà il campionato del mondo per gli Under 26, prima edizione del mondiale Under 26. Qui vediamo il finale dell'Astico Brenta con Foligno, un testa a testa, sono due compagni di squadra, ma nel finale, come già abbiamo detto, Bruseghin, abituato a vincere in solitudine, rimane solo al comando e sul traguardo di Schiavon coglie la quinta affermazione stagionale. Ultima vittoria, eccolo qua, ultima vittoria fra i dilettanti, perché l'anno dopo, nel 1997, approda al professionismo. Grande anche tra i professionisti, Bruseghin ha partecipato a 13 Giri d'Italia, 7 Tour, 3 Vuelte de España, 7 volte mondiale. Al Giro d'Italia vince 2 tappe a Europa e ad Urbino, terzo nel 2008 al Giro d'Italia, poi vince una cronosquadra al Giro di Portogallo, una cronosquadra al Giro di Polonia. Potrebbe entrare sicuramente nel Guinness dei primati a livello partecipazione Bruseghin, perché nel 2008, a cominciare dal Tirreno Adriatico, ha partecipato alla Milano-Sanremo, al Giro d'Italia, al Tour de France, alla Vuelta, ai campionati del mondo e alle Olimpiadi a Pechino, dove ha partecipato nella gara sia su strada che a cronometro. Qui abbiamo terminato la nostra Amarcord, adesso dopo la sigletta vedremo gli esordienti impegnati nel Memorial Giannoli a Gallarate in provincia di Varese. Industrial Forniture Moro, negozio nel negozio, a Treviso in via dei Da Prata 34. Gaerne, da 50 anni leader della calzatura sportiva made in Italy.
L'innovazione tecnologica, la ricerca dei materiali, la cura artigianale hanno portato allo sviluppo di G-Stilo Più, la scarpa per ciclismo del team UAE Abu Dhabi con Diego Ulissi. I prodotti Gaerne sono da sempre sinonimo di qualità. Buona giornata cari amici sportivi, ci troviamo a Samarate, siamo in provincia di Varese. In questa puntata ci occupiamo della categoria esordienti. Quarta challenge, Sandro Gianoli, organizza la società ciclistica GS San Macario Biolo. Andiamo alla sintesi di questa gara. Uno dei primi ad allungare all'ottavo chilometro è stato il corridore del pedalo Solano con il numero 44, Manuele Padovan, ma Marcolli fa buona guardia, è il primo a riportarsi sul fuggitivo. Il gruppo torna compatto all'inizio del secondo giro. Siamo entrati nell'ultimo giro di gara, corsa che ha avuto pochi spunti, si è quasi sempre pedalato con un gruppo compatto. Ora il numero 72, Alessio Salvadeo, portacolori del team ProBike Junior, ad allungare, macina il rapporto massimo per gli esordienti, il 52-18. Da Samarate lungo rettilineo per entrare a Ferno, ma anche questo corridore dopo un chilometro sarà ripreso dal gruppo che torna compatto. Al passaggio da Ferno è il corridore della Urinese ad allungare, esce dal gruppo quando mancano poco più di 4 chilometri. Al comando Riccardo Lodi, ma il gruppo è sempre molto vicino con un ritardo che non supera i 200 metri. Prima di entrare in Cardano al Campo, Riccardo Lodi, dopo un paio di chilometri di fuga solitaria, viene ripreso dal corridore della Bustesa Logna con il numero 9 e Filippo Turconi, che supera il corridore della Urinese e resta al comando da solo quando siamo ormai entrati negli ultimi 3 km di gara. Dopo poche centinaia di metri anche il corridore della Bustesa Logna, Filippo Turconi, deve arrendersi al ritorno del gruppo che torna compatto poco prima dell'ultimo chilometro. E così si giunge sul rettilineo d'arrivo con grande affluenza di pubblico per la conclusione di questa seconda prova del Memorial Sandro Gianoli per gli esordienti del primo anno. Volata di gruppo che inizia ai 300 metri con la maglia bianca di leader della generale che è sulle spalle di Milo Marcolli. Vince Marcolli che rinforza la sua classifica, primo a Crenna e primo anche oggi a Samarate. Marcolli precede Alessandro Cattani del pedale sarronnese, in terza posizione David Sierra della Biringhello, quarto Riccardo Barbuto dell'Alzate Brianza, poi Edoardo Urbino del pedale Solano, sesto Alessandro Parracchione, settima posizione per Matteo Magnini della Abbiate Grasso, ottavo Leonardo Vesco e precede Mattia Sambinello della Prealpino e Giulio Colombo. A Samarate nuova vittoria di Milo Marcolli, raccontaci questa volata. La volata è partita molto lunga, già prima della rotonda, e c'è stata una lieve fuga che ho dovuto andare a richiudere. Poi sono partito lungo e ho cercato di tenere fino all'arrivo, però vedevo che gli altri dietro mi stavano rimontando e se fosse stata più lunga non so se sarei arrivato prima. Tu prediligi queste volate di forza? Piuttosto quelle corte di velocità. Archiviamo la prima gara della giornata con la vittoria di Milo Marcolli. Stefano Zanini sulla linea di partenza. Oggi vi è stato in gara il nipote Simone, tesserato per la Prealpino. Sono 93 i corridori che stiamo vedendo in Piazza Italia, dove è stata la partenza. Con la maglia biancorossa abbiamo visto Igor Belletta con il logo della Cartotecnica Graziella, che sponsorizza la maglia di leader della classifica generale per gli esordienti del secondo anno. Eccola inquadrata la maglia del primo in classifica, Belletta, già vincitore la scorsa edizione nella Challenge Gianoli per gli esordienti del primo anno. Mentre la vittoria, per quanto riguarda gli esordienti del secondo anno, è andata a Giuseppe Milone, quest'anno passato nella categoria allievi. Se aumentano i chilometri per questa categoria, si passa dai 4 giri per la gara appena conclusa ai 5 di questa. Dai 32 km 800 metri ai 41. Partenza con gli esordienti del secondo anno per questo secondo trofeo pasticceria Pariani. Con la nostra sintesi passiamo al terzo giro, quando escono dal gruppo tre corridori. Abbiamo visto con il dorsale 39 Andrea Raccagni, portacolori della GS Levante. Alla sua ruota il corridore della Prealpino Simone Zanini, nipote di Stefano, ex professionista e ora direttore sportivo della Stana.
e con il numero 55 Mirko Bozzola del Pedalo Solano. Poche centinaia di metri di vantaggio per questi tre corridori quando siamo al chilometro 29 e ne mancano ancora 12 alla conclusione di questo secondo trofeo pasticceria Pariani. Dopo 3 chilometri di fuga, il gruppo ritorna sul terzetto, composto da Bozzola, Zanini e Zaccagni. Gruppo compatto a 11 chilometri dalla conclusione. Dura poco la tregua in testa al gruppo. Prima di rientrare in Cardano, vi è un altro corridore della Prealpino che ravviva la gara, seguito dal corridore della Biringhello, con il numero 21, Alberto Dorigo. Al comando Giovanni Bortolozzo, Dorigo, e subito alle ruote dei primi due, Matteo Carissimi. Dopo qualche centinaia di metri all'altezza del cartello che segnala l'entrata in Cardano, si aggiunge al terzetto di testa il corridore di casa Tommaso Bessega, tesserato per la GS San Macario Biolo. Quattro corridori al comando quando mancano meno di 10 km alla conclusione. Giungiamo sul rettilineo d'arrivo, siamo alla conclusione di questo secondo trofeo pasticceria Pariani, valevole come seconda prova del Memorial Gianoli per gli esordienti del secondo anno. Con la maglia bianca-azzurra e il corridore di casa Tommaso Bessega che si presenta con un leggero vantaggio sul rettilineo d'arrivo. Alle sue spalle il corridore della Prealpino Bortolozzo. Vince la gara Matteo Bessega della San Macario Biolo. In seconda posizione Giovanni Bortolozzo, mentre Matteo Carissimi, che faceva parte del terzetto di testa, ha dovuto rallentare la sua marcia causa una caduta nell'ultimo chilometro. Con un ritardo di 15 secondi giunge il grosso del gruppo in volata, che viene regolato dal corridore della GS Levante. In terza posizione Racconigi, poi Stefano Minuta della Rostese Rotman. Quinta posizione per Simone Zanini della Prealpino. In sesta posizione il leader della Generale Dario Igor Belletta della Busto Garolfo. Poi Matteo Bellomini della Levante. Ottava posizione per Riccardo Cirillo della Legnanese. Poi Mirko Bozzola del Pedalo Solano. E in decima posizione Federico Lazzarin della Busto Garolfo. Grande giornata oggi qui a Samarate, la prima vittoria della tua carriera ciclistica. Com'è andata questa gara? È andata abbastanza bene, ci vuole anche un po' di fortuna perché l'ultimo giro un corridore che era in fuga con me è caduto e quindi sono riuscito a vincere. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. Continuiamo con le classifiche. Classifiche Orogildo Diamante, questa volta le classifiche a squadre. Orogildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Cominciamo ovviamente con la categoria allievi. Podio allievi vede un pari merito al primo posto, entrambe con 74 punti troviamo sia il team Giorgi che Aspiratori Otelli. Al terzo posto invece troviamo la squadra Daniello Cycling Wear con 62 punti. Continuiamo con il podio juniores, al primo posto il team LVF con 145 punti, secondo posto per Work Service con 131 punti e il team Giorgi al terzo posto ha classificato 114 punti. Il
podio a squadre per la categoria Elite Under 23. Al primo posto il team Colpack Marchiol con 257 punti, seguito da Zalfero Mobil di Serifior con 216 punti e dal terzo posto troviamo Petroli Firenze Opla con 199 punti. E adesso ci fermiamo per un breve break pubblicitario e poi di nuovo in studio con noi. A dopo. Riprendiamo dallo studio di teleciclismo, rigorosamente in presa diretta. Rodano Brion deve fare una precisazione riferita al servizio precedente. Prego Roldano. Sì, proprio perché siamo in presa diretta che devo fare una correzione. Mi scuso con il pubblico, prima, nella fretta di finire il discorso, prima che terminassero le immagini, ho detto che Figueras ha vinto il primo mondiale Under 26. Ho sbagliato, naturalmente, il mondiale era Under 23. Chiedo ancora scusa. E adesso autopresentazione con i ragazzi del gruppo ciclistico Pasiano che stasera sono qui a farci visita. Cominciamo allora, nome, cognome e categoria. Buonasera, mi chiamo Marco Terribile, sono allievo primo anno. Buonasera, mi chiamo Cristian Pase, allievo secondo anno. Buonasera, Eric Paties, allievo secondo anno. Buonasera, Davide Toneguzzi, allievo primo anno. E questa è soltanto una piccola porzione della formazione friulana. Cristian Cigaia si occupa della preparazione in qualità di direttore sportivo del gruppo ciclistico Pasiano. Allora, è un lavoro delicatissimo, seguire i ragazzi soprattutto quando sono giovani. Come si articola una giornata da allenatore? E quant'è impegnativo, ma soprattutto, come ribadisco il concetto espresso in precedenza, quando si tratta principalmente ancora di categorie giovanili? Ma diciamo che il tempo, se si vogliono fare le cose fatte bene, ma sempre ho detto che ci vuole tanto tempo per seguirli e metterci oltre la passione anche il cuore tante volte con i ragazzi, perché il giorno d'oggi non è facile che un ragazzo si metta a correre in bicicletta e accetti certe regole di vita e anche di far fatica, insomma. Questo è un po' quello che ho notato negli ultimi anni da parte dei ragazzi. Io li ammiro, per fortuna ho quattro ragazzi che ascoltano, sono bravi a scuola, diciamo così e così qualcuno, però bene o male dai vanno. Si impegnano sia a scuola che nello sport. Sì, perché il futuro loro è la scuola. Segui nello specifico questa categoria allora? Sì, io seguo gli allievi da quest'anno. Ringrazio il presidente che mi ha dato la fiducia per darmi la squadra. Spero di ripagarlo con dei risultati, diciamo. Adesso finiscono anche le scuole, dunque diventa un po' tutto più facile, c'è più tempo, c'è più lo studio. Parlavi prima di cuore, tu da esperto che sei ti accorgi quando uno proprio non può fare il corridore. Sei un dilettante e puoi dirgli cambia mestiere. Un ragazzino così, anche se vedi che proprio non va, non hai il coraggio di dirgli non hai il coraggio, magari glielo fai capire a lungo andare. Diciamo che confronto una volta, diciamo, la cernita veniva fatta da juniores a passare tanti, adesso la cernita viene già prima, dunque anche perché mancano squadre più che altro. Anche all'estero va di moda a fare il corridore e lo dimostrano anche i risultati in questo periodo, insomma, al Giro d'Italia, cioè queste scuole inglesi, scuole irlandesi e non solo. Cioè sta diventando veramente una moda fare il corridore. Si riesce a trasportarla anche qui dove più o meno è nato il ciclismo? Per me è un po' difficile trasferirla qua. Ritorni, anche no, per la mentalità nostra. Moda, più che ritorni è un po' difficile perché noi l'abbiamo già superata la moda, perché in Europa il ciclismo è da sempre. Esatto. Io nel 98 ero al GS Caneva, avevo l'affiliazione in Slovenia. In Slovenia hanno le scuole che sono tipo college, c'è chi dorme dentro, vanno a scuola, pomeriggio chi fa rugby fa rugby, chi fa calcio, chi fa ciclismo può uscire in bici, poi hanno dei periodi che la devono studiare e basta, pari una settimana ogni tot periodo e ultimamente si vede che gli sloveni emergono in tanti sport, Moric, non solo nel ciclismo, insomma. Cioè, e già nel 98 vincere avevano questa mentalità. Ma con il calcio funziona così, ti portano via il ragazzino già da giovane, se lo portano in società, la studia e gioca.
purtroppo ci vogliono anche risorse economiche per fare un discorso del genere. Gli sloveni sono 4 milioni, esatto, però... Insomma. Però in questo sistema in vari sport stanno emergendo, nella pallavolo sono emersi, stanno emergendo un anche po' dappertutto. Anche perché forse identificano non solo già il le qualità dell'atleta. Esatto, lì cioè, ognuno lo indirizzano verso uno sport. È che in questo discorso di moda che sta facendo Tina entra in gioco un'altra realtà che è palpabile, il reperimento dei ragazzi, che poi non è che sia proprio così semplice, no? Trovare dalle categorie, dagli esordienti, se non dai giovanissimi, chi poi passa attraverso le varie fasi magari ad una società come la vostra. Il reperimento come avviene? Il reperimento viene più che altro quando un genitore è appassionato, indirizza il bambino e poi da lì gli amici cominciano a correre, dopo magari il bambino... Quello che ha iniziato per scherzo magari ha delle attitudini tali da emergere, magari quello che ha cominciato perché il papà lo ha un po' indirizzato smette di correre. Però... E la voglia di far fatica ai giovani che manca, come si sopperisce? Sopperisce. Diciamo che è il punto più dolente dei ragazzi, riescono a capire col tempo, lavorando sempre su una certa maniera e costanti, si riesce a farglielo capire facendogli vedere i miglioramenti e tutto quanto proprio alla luce del sole. Poi diciamo che questa poca voglia di far fatica è un po' anche l'andazzo della nostra comunità, diciamo. Ci sono troppe distrazioni, esatto, forse. Esatto. Riprenderemo fra poco questo argomento anche con il Presidente, ritornando però poi a quello che è l'asse portante, insomma, no, di questa serata, Coppa del Friuli, mini giro del Friuli, 25, 26 e 27 maggio. Adesso però è giunto il momento di vedere gli Elite, gli Under 23 impegnati a Cittadella, provincia di Padova. Amiamo il Cittadella ed onoriamo il calcio, firmato Angelo Gabrielli, la cui immagine ci proietta direttamente allo stadio Pier Cesare Tombolato, dove Pierluigi Basso aveva fissato il raduno e le operazioni di partenza della prima prova del Grand Prix Città Murata, e vale a dire l'Alta Padovana Tour, da lui stesso curata, con il sostegno del Veloce Club Tombolo guidato da Amedeo Pilotto. Una gara riservata agli Elite ed Under 23, da sempre appuntamento di prestigio per le ruote veloci. Un tracciato pianeggiante per questa edizione, pure rinnovato rispetto agli ultimi anni. Pierluigi, con la consulenza di Flavio Miozzo, aveva proposto per l'Alta Padovana Tour 2018 un circuito quasi cittadino, un anello di 7 km che si sviluppava in parte sulla circonvallazione cittadelese ed in parte fiancheggiando la viabilità esterna delle mura di Cittadella, laddove tecnicamente il circuito diventava difficile e spettacolare allo stesso tempo. Diego Galli, assessore allo sport del comune di Cittadella, abbassa la bandiera a scacchi e da via Angelo Gabrielli, adiacente allo stadio Tombolato, parte la corsa con Carlo Indrizzi alla direzione e Pierluigi Basso, direttore di corsa professionisti, a coordinare l'evento che si preannuncia accattivante e decisamente all'insegna della velocità. Prima prova, dicevamo, all'inizio del Grand Prix Città Murata. Challenge è giunta alla 17ª edizione, che si articola in 4 gare. Alta Padovana Tour, 33esimo giro del Medio Brenta, che si correrà l'8 di luglio, 43esimo Gran Premio Sportivi di Poggiana, che andrà in scena il 12 di agosto, ed il 49esimo Trofeo Bianchin, che chiude la classifica a carattere internazionale il 23 di settembre. 140 i concorrenti che già stanno districandosi lungo il percorso cittadino che si sviluppa adiacente alle splendide fortificazioni che danno poi nome al Grand Prix, Cittadella, Città Murata, una città percorribile e visitabile camminando sulla sommità delle mura, un percorso ricco di storia medievale, perfettamente curato, dove si possono ammirare reperti antichi, documenti e tanto altro ancora, ripercorrendo quello che fu il passato di questa città che si presenta al visitatore con un fascino tutto particolare. Si parte affrontando le prime tornate, erano 20 giri da compiere per un totale di 140 km a ritmo forsennato. Gruppo in fila indiana e media che sfiora i 50 all'ora.
fila che più volte è sul punto di spezzarsi, un'andatura che mette subito la frusta e anche in difficoltà più di un concorrente. Scorrono così freneticamente veloci le prime quattro tornate, gruppo compatto fino al quinto giro, quando nasce un tentativo corposo che libera in avanscoperta 13 concorrenti. Una bella azione che in pochi chilometri decolla e mette fra sé il gruppo quasi un minuto e 30 secondi. A pedalare in testa all'edizione 2018 dell'Alta Padovana Tour troviamo Giovanni Aleotti e Alessandro Pessotta per il Cycling Team Friuli. Il campione italiano Elite Gianluca Milani con il compagno di squadra alla Zalfiru Mobile di Desiree Fior, Gregorio Ferri. Ed ancora un'altra coppia, quella della Work Service Coppi Gazzera Bidea, che mette nel gruppetto di testa Luis Anton Gomez Urosa e Giacomo Ziglio. Un duo pure per la Petroli Firenze, Opla, presente nella fuga con Marco Landi e Luca Regalli. Completano il plotoncino di testa Tommaso Rigatti, Sissio Team, Umberto Marengo, Viris e Vigevano, Fabrizio Butto, Overall, FGM Tracolli, Samuele Zambelli, Iseo Serature e Luca Limone del Team Lam Service Group. 13 uomini che in doppia fila tengono testa al gruppo, sempre sul filo di 50 all'ora. Andatura davvero forsennata nei primi 50 km di corsa. E se nel tratto di tangenziale la strada è davvero scorrevole, una volta entrati nel perimetro murario di Cittadella, con rotatorie, curve e strettoie, viaggiare su questi ritmi diventa uno sforzo non proprio indifferente e mantenere un vantaggio sempre oltre il minuto e mezzo nei confronti di un gruppo per niente rinunciatario, un'impresa di grande spessore agonistico per i fuggitivi. Sottolineiamo intanto il perfetto servizio d'ordine sull'intero sviluppo del circuito. Grande lavoro quello del veloce clottombolo di Amedeo Pilotto, coordinato dall'esperienza di Pierluigi Basso, che nelle sue manifestazioni non lascia mai niente al caso. Corsa per ruote veloci, questa Alta Padovana Tour, una gara che si svolge sul nuovo tracciato ideato da Basso e Miozzo. Corsa che non lascia spazio alla noia, con questo bel attacco sempre più convinto che costringe il plotone ad un continuo impegno per non far lievitare oltre i limiti il vantaggio dei battistrada, sempre più intenzionati a vendere cara la pelle. Qualche consiglio intanto dall'ammiraglia dell'Opla, presente nella fuga con due uomini, come pure la Zalfiru Mobile di Gile Fior, il Cycling Team Friuli e la Work Service Coppi Gazzera Bidea, che in un eventuale finale positivo potranno giostrare meglio le loro pedine cercando il successo. Tra le grandi escluse nel drappello di testa è il team Colpa, che ha guidato nell'occasione da Mirko Lorenzetto. Alla formazione Veneto-Bergamasca quindi il compito di cercare il recupero dei fuggitivi. A dar manforte ai compagni di squadra anche un generoso e acciaccato Federico Sartor, che sta correndo con un tutore alle spalle a causa di una recente caduta. Gruppo che in questo frangente sta sviluppando una grande andatura. Fila allungata è situazione che può diventare complicata per i 13 fuggitivi, che nonostante il feroce impegno degli inseguitori riescono sempre a mantenere un discreto vantaggio, confermando quindi la bontà di questa fuga e la bravura dei componenti, che ricordiamo sono Gianluca Milani e Gregorio Ferri per la Zalfiru Mobile di Gile Fior, Luis Anton Gomez Urosa e Giacomo Ziglio per la Work Service Coppi Gazzera Bidea, Alessandro Pessotta e Giovanni Aleotti per il Cycling Team Friuli, Marco Landi e Luca Regalli per la Petroli Firenze Opla, Tommaso Rigatti, Sissio Team, Umberto Marengo, Viris Vigevano, Fabrizio Butto, Overall, FGM Tracolli e Samuele Zambelli, Iseo Serrature ed ancora Luca Limone del Team Lam Service Group. Sempre in fila indiana il gruppo a significare l'impegno del plotone più che mai intenzionato a recuperare una situazione nata nei primi chilometri di corsa e alla quale inizialmente non aveva dato tanto peso. Anche Ilario Contessa impartisce le ultime direttive a Gomez Urosa, un corridore, il venezuelano, che in caso di arrivo allo sprint di questo protoncino sarebbe un cliente scomodo per tutti, essendo dotato di un ottimo spunto in volata. Nel gruppo dei fuggitivi un attivissimo tricolore Gianluca Milani, quest'anno vincitore nel circuito della Voghera. Altri uomini davanti che hanno vinto in questa stagione sono Giovanni Aleotti sul traguardo della Vicenza Bionde, Umberto Marengo sull'arrivo del circuito del Compitese e Samuele Zambelli, vincitore del Gran Premio Fiera della Possenta. Un terzo e quarto posto per Gregorio Ferri, come pure per Luca Limone. Un terzo posto per Giacomo Ziglio, due quarti posti invece per Alessandro Pessotti. Ci avviciniamo intanto alle battute finali con i 13 al comando che reggono ancora bene la rincorsa del plotone e non è facile dopo tanti chilometri di fuga sostenere questi ritmi così frenetici, sempre abbondantemente sopra i 46 orari e con un gruppo alle spalle che si sta dannando
per recuperare lo svantaggio che a 5 tornate dalla conclusione rimane ancora superiore al minuto. Anche la General Store, Bottoli e la Viris Vigevano vanno a dare il loro contributo all'inseguimento e adesso le cose si complicano un po' per i battistrada perché dietro con più formazioni impegnate a menare forte salgono le quotazioni per un eventuale ricongiungimento. La General Store per Rocchetta, ma soprattutto la Viris Vigevano che allo sprint si presenta con Giacomo Begnoni, punta veloce, con già 3 vittorie all'attivo in questa stagione. Hanno tutto l'interesse di chiudere sulla fuga. Tranquilli invece gli uomini della Zalfe che davanti hanno Milani e Ferri, mentre dietro al coperto rimangono le due punte veloci, Alberto Dainese e Giovanni Lonardi. Situazione molto favorevole per la formazione di Gaspare Lucchetti e di Egidio Fiore, vincitrice per ben 12 volte del Grand Prix Città Murata. Corsa che sta prendendo un'altra piega, gruppo scatenato e fuggitivi che dopo tanti chilometri all'attacco cominciano ad avvertire qualche stanchezza. Qualche discussione anima il drappello e il comando che nel frattempo ha perso un componente. Non è più della partita, infatti Luca Limone del team LAN Service Group. Rimangono quindi in 12, vantaggio 58 secondi e mancano ancora una ventina di chilometri alla conclusione. Tutto quindi ancora possibile. La fatica tra i battistrada fiora, si stacca dalla testa anche Luca Regali del portacolori della Petrolli Firenze Opla. E restano quindi in 11, ma più di tanto oramai non possono più esprimere. Il loro destino è tutto nelle mani del gruppo che continua a rosicchiare secondi e si fa più concreta la possibilità di recupero dei fuggitivi. Gianni Faresin impartisce gli ultimi consigli a Gregorio Ferri, eccolo qua, si gioca il tutto per tutto, la Zalfa ha l'interesse di far proseguire la fuga perché dietro intanto lavorano gli avversari e se invece il tentativo andasse in porto si giocherebbe Milani allo sprint e Ferri per un'eventuale azione d'anticipo. Bene anche il Cycling Team Friuli con il veloce Aleotti e Pessotte di rimessa. La World Service, come già detto, conta su Gomez Turosa, mentre Ciglio potrebbe fare da spalla al veloce venezuelano. Tutto però se il tentativo andrà a buon fine. E le possibilità di riuscita si stanno facendo molto labili, perché il plotone ha recuperato parecchio in questi ultimi chilometri. Dalla testa si stacca anche Fabrizio Butto dell'Overall FGM. Ed è già il terzo componente della fuga che si rialza schiantato dalla fatica e dallo sforzo. Rimangono in 10 e 40 secondi il vantaggio di Gregorio Ferri, Gianluca Milani, Alessandro Pessotte ed ancora Giovanni Aleotti, Luis Anton Gomez Urosa, Giacomo Zilio, Tommaso Rigatti e Samuele Zambelli, Marco Landi ed Umberto Marengo. Spazi sempre più corti, lodevole anche l'impegno dei battistrada in fuga dal 30° chilometro, ma inesorabile anche il gruppo che continua la sua inarrestabile marcia di avvicinamento. Soltanto 30 secondi ora il margine e fuggitivi messi nel mirino. Sarà difficile adesso per i battistrada completare la loro avventura durata un centinaio di chilometri. Un'azione che con un po' di fortuna poteva anche riuscire, ma a questo punto, da come si stanno muovendo dietro, ha pochissime probabilità di successo. Un ultimo disperato assalto lo provano Giacomo Zilio, Gianluca Milani, Samuele Zambelli, Alessandro Pessot e Marco Landi. Mancano soltanto poco più di 3 chilometri alla conclusione in via Angelo Gabrielli. Si spendono le ultime residue energie e dopo tanta fatica se lo meriterebbero di poter giocarsi il successo. Ma dietro si marcia oramai senza freni. Difficile sfuggire quindi al ripescaggio quando il gruppo ti vede in prossimità dell'arrivo. E così ai 2500 metri il tutto si ricompatta e si va per una volata a ranghi compatti. Finale difficile con tante curve che allungano il gruppo ed in particolare quella ai 150 metri dove era molto importante uscire davanti. Come fa Gianmarco Begnoni che anticipando tutti poco prima dell'ingresso sul rettilineo finale parte lungo e si spegne a 2 metri dalla linea bianca lasciando il passo a Leonardo Fedrigo che lo salta e vince nettamente. Arrivo Fedrigo, Begnoni, Lonardi, Dainese, Marchetti, Zanoncello, Rocchetta, Cavicchioli, Guglielmi e Cazzola. Media 46 818.
Leonardo Fedrigo, protagonista di uno sprint dirompente. Era importante entrare nella curva davanti, ci sei riuscito praticamente. Sì, sapevamo che l'ultima curva era decisiva, la posizione dell'ultima curva era determinante per la volata. C'è stato un bel caos l'ultimo chilometro, sono riuscito comunque a restare davanti grazie al lavoro dei miei compagni che mi hanno protetto tutta la corsa, ci hanno portato sia me che Marchetti, che eravamo le punte per oggi. L'ultima curva era una roulette russa, chi riusciva a passare per primo era più avvantaggiato rispetto agli altri. Sono riuscito ad entrare secondo perché Begnoni, che ha fatto terzo anticipato, ha fatto secondo anticipato, quindi sono riuscito a sfruttare la sua scia e poi sono riuscito a fare la mia volata e sono riuscito a vincere. Che stagione è questa? Ma una stagione importante, di rivalsa sicuramente dopo l'anno scorso, un anno negativo, è importante aver cominciato col piede giusto. Sei a quota? A quota 3 per adesso. Pierluigi Basso ha ideato un percorso nuovo, inedito. Ora la corsa è finita, è andata come te lo aspettavi? Il percorso ha retto bene? Sì, l'ho ideato assieme all'ex ciclista titolato, direttore sportivo Flavio Miozzo, che ha vinto dirigendo appunto importanti squadre classiche internazionali, quindi molto esperto. Ci aspettavamo un percorso così tecnicamente pirotecnico, effettivamente è stato proprio un percorso spettacolare, fughe contro fughe dall'inizio alla fine, è stato un percorso di curve contro curve, grandi rettilinei, e ce lo aspettavamo così. D'altra parte parlavo anche nelle scorse settimane con l'ex grande campione mondiale Marino Basso e mi diceva che i loro tempi, questi sono, erano percorsi da tutti i giorni, da tutte le tappe, ed oggi che magari i ciclisti sono abituati ad autostrade e cose del genere, è anche bello riproporre questi circuiti che temprano veramente il carattere anche proprio di un corridore, e abbiamo visto che da qui sono usciti infatti dei grandi campioni, e lì è Viviani su tutti. È un circuito, chi viene a correre a Cittadella, che esce veramente un corridore fortificato. È una esperienza, un collaudo significativo questo, te la senti di riproporlo? Sì, adesso ne parliamo indubbiamente insieme a tutto quanto il gruppo, al nostro comitato, all'amministrazione comunale e soprattutto ai nostri esperti tecnici, su tutti Flavio Miozzo, che è sempre il nostro punto di riferimento. Sentiamo anche un po' il commento delle squadre, ma ripeto, le novità è anche cercare anche dei circuiti che magari apparentemente possono avere anche delle critiche, ma in realtà temprano fortemente i corridori. È stato spettacolare. È andata bene anche per la partecipazione quest'anno? È andata molto bene per la partecipazione, avevamo 180 iscritti, oltre 140 partenti, squadre di primo livello e anche corridori di primo livello, e anche veramente una partecipazione di sicurezza nel circuito con quasi 200 volontari, forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia locale, e anche con i loro comandanti sul podio che ci hanno molto onorato. Permac, soluzioni per il futuro. Pavimenti e rivestimenti in resina Sintocret Floor per il settore commerciale e industriale. Permac a Conegliano. E ritorniamo in studio, ma prima di continuare con i colloqui con gli nostri ospiti, vediamo l'ultima parte delle classifiche, le classifiche femminili. Pedro Ice, la gelateria dove gustare il vero gelato artigianale, prodotto con ingredienti di altissima qualità, tutti rigorosamente naturali e senza conservanti. Esperienza e tradizione e una vasta scelta di gusti e abbinamenti sono il segreto del nostro gelato, vincitore di numerosi premi. Non solo gelato, Pedro Ice è anche bar e caffetteria. Pedro Ice, il gelato artigianale italiano. Centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto, Treviso. E continuiamo con le classifiche, vediamo le donne allieve. Il podio è così composto: al primo posto Alessia Pattuelli di Rare to Factory Team con 33 punti, secondo posto ad Eleonora Camilla Gasparrini di Rodman Pink Power con 31 punti e 19 punti alla terza classificata, che è Vanessa Micheletto di Libertas Scorzè. E vediamo il podio juniores: primo posto per Vittoria Guazzini di Ziraf Guerciotti con 31 punti. Pari merito al secondo posto per Gloria Scarsi di Valcarpi BM e Giorgia Bariani del team Villier Breganze. Ed infine il podio donne elite, che vede al primo posto con ben 136 punti Marta Bastianelli di Ale Cipollini, seguita da Letizia Paternoster di Astana Woman con 62 punti e terzo posto Elisa Balsamo di Valcarpi BM con 36 punti.
Bene, allora riprendiamo ancora con i nostri ospiti. Prima di arrivare a Roberto Gobbo ancora per il secondo giro di colloqui, e quindi a soffermarci a parlare di questo appuntamento, volevo sentire il sindaco. Certo che nelle comunità, nelle varie amministrazioni e all'interno del tessuto sociale e scolastico un ruolo importante lo svolge proprio la scuola per avviare i ragazzi allo sport. In che modo è sensibile la scuola dalle parti friulane e più precisamente a Pasiano? Perché molto spesso, anche nel mondo del ciclismo, anzi direi quasi esclusivamente nel mondo del ciclismo, si cerca di sensibilizzare i ragazzini già dalla scuola. Sì, diciamo che per quanto ci riguarda come amministrazione il compito è cercare di creare appunto una relazione col mondo della scuola, con i vari professori, con l'istituto comprensivo, proprio affinché la scuola sia da tramite tra l'individualità appunto del ragazzo e il mondo dello sport. Come rispondono però? Insieme, ma c'è una buona risposta, poi è chiaro che la famiglia, no? I genitori con le loro passioni influenzano magari la scelta dei ragazzi se parliamo dei più piccolini. Da qualche anno a questa parte viene organizzata una manifestazione che si chiama Sport Insieme, che viene organizzata appunto tra amministrazione, scuola e tutte le nostre associazioni sportive del territorio, dove in una giornata che può essere insomma un sabato, una domenica più o meno nel periodo di settembre, in piazza, no, ci sono le varie discipline sportive, quindi i ragazzi possono cimentarsi, non so, in bicicletta, fare quattro tiri a calcio, quattro palleggi a pallavolo, eccetera, a judo e tutte insomma le varie realtà sportive che abbiamo, quindi in quell'occasione, no, magari si dà la possibilità a tutti di provare una certa disciplina e di fare una scelta. Quasi dei mini centri di avviamento allo sport, esatto, reclutamento, chiamiamoli così. È chiaro che poi sicuramente è il ragazzo che deve decidere, no? Il ragazzo si può anche cambiare tipologia di sport negli anni, bisogna insomma inseguire. Sì, ma se già in partenza si trova bene è facile anche che rimanga, altrimenti fa più presto andarsene. Certo che sì, insomma, è importante che ci mettano grinta, no, in quello che fanno, è importante anche trovare le società e le associazioni giusti che creino gli stimoli giusti, perché ogni tanto succede, no, che a una persona piaccia quello sport, però la realtà all'interno dell'associazione, con i compagni di squadra, con gli altri corridoi, gli stessi anche allenatori, no? È fondamentale. Infatti le società, le associazioni sportive non devono solo insegnare lo sport, ma insegnare i valori, appunto lo saper stare insieme, anche in gioia e in allegria, se possibile. Se no? Ci soffermiamo al ciclismo, c'è un altro fattore estremamente importante, facendo riferimento alle categorie giovanili, i luoghi per gli allenamenti. Molte amministrazioni hanno creato il supporto, i presupposti per creare luoghi sicuri. Esatto. Questo a Pasiano è un obiettivo, diciamo, com'è la dove cosa? Vogliamo lavorarci. E naturalmente ci lavoreremo, perché con il gruppo ciclistico insomma è nata una collaborazione ormai da anni, indipendentemente poi mantenere, insomma, questo dai colori che ci sono stati ad amministrare il nostro piccolo paese, ma insomma la società si è sempre comportata bene con le altre persone, ha sempre fatto manifestazioni lodevoli, ha sempre appunto curato l'educazione dei ragazzi. L'amministrazione, per quello che è possibile, sostiene il gruppo ciclistico. Il sogno sarebbe appunto quello di creare sicuramente un anello, un percorso dedicato solo per la pratica del ciclismo. Per il momento dobbiamo accontentarci di spazi insomma che sono in sicurezza, però naturalmente non sono magari degli spazi progettati, ideati apposta per il ciclismo, ma perché no, magari insomma con qualche, non dico contributo, ma qualche aiuto magari, anche qualche sponsor, può fare. E qualche cittadino magari più affiatato che possa sostenere la nostra causa, magari un giorno ce la faremo sicuramente. Roberto Gobbo, ma di ragazzini quanti ne conta la tua società? Ma noi mediamente negli ultimi anni abbiamo avuto
un numero che va sempre dai 30 ai 40 ragazzi. Quest'anno, partendo dalle categorie giovanili? Dei giovanissimi. Giovanili, sì, praticamente quest'anno abbiamo voluto dare, ne avevamo pochi, abbiamo prestato gli esordienti di altre società, però in pratica diciamo che anche noi abbiamo cambiato un po' la cosa, la filosofia negli ultimi anni, seppur la nostra è una società che è sempre stata negli ultimi anni leader in regione per attività giovanile su strada, mi riferisco ai giovanissimi perché partecipiamo già da 25 anni consecutivi al trofeo Memorial Morelli e quindi che ci ha visto anche nel podio praticamente a livello nazionale, quindi è un settore che noi curiamo bene. In pratica abbiamo cambiato un po' la filosofia perché vogliamo essere anche noi, avere soprattutto la passione, non manca, però vogliamo anche noi avere questa, come si dice, la funzione sociale. Ai ragazzi adesso manca l'oratorio, mancano tante cose, quindi noi vogliamo attraverso la nostra passione raccontare, praticamente abituarli a stare in gruppo e soprattutto anche ad avere a che fare con educatori semplici che hanno la possibilità e il valore aggiunto che è quello della relazione, sia con i ragazzi ma soprattutto con le famiglie. Che questo non era facile da fare, bisogna fare tante volte anche delle scelte dolorose a livello di società. Cristian Cigaia, lui prima ha ringraziato me, ma io devo ringraziare lui, perché in pratica nel primo periodo, a parte i risultati che sono risultati eccellenti, non deve dimostrare più niente, li ha già dimostrato quest'anno, basta che mette, ti auguro che riesca a mettere qualche ciliegina prestigiosa, però nelle relazioni ha dimostrato di saper fare, questo è quello che vuole la nostra società. Bisogna avere l'apporto di persone che sono preparate. No, Tina, la conservi per quando rientriamo dal prossimo servizio, anche perché il tempo scorre veloce, come sempre, quando le cose sono interessanti. E anche perché adesso è il momento della tua rubrica Senza Freni e quindi Tina Ruggeri. Buona Lea, la casatella trevigiana Dops Uligo. Buona, la più buona d'Italia. Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale. Il Giro d'Italia parla ancora inglese e irlandese. In maglia rosa abbiamo tuttora Simon Yates, inglese, uno dei gemelli che abbiamo visto tante volte correre da dilettante anche nelle nostre corse internazionali in Italia, e l'irlandese Sam Bennett che batte in volata il nostro Nicolò Bonifazio. E poi il Giro arriva sulle montagne. Primo arrivo in Veneto a Nervesa della Battaglia domani e poi bici all'insù. Sullo Zoncolan, una delle salite più dure d'Europa, è classificata tra le 6 salite più dure d'Europa. E da lì sarà tutto un salire, dalle tappe di Sappada, la cronometro, Colle delle Finestre, si deciderà il Giro. Sarà tutto un controllare da parte di tifosi, appassionati, cicloamatori, i watt, la potenza sprigionata, la frequenza cardiaca, la pedalata, addirittura Strava, le pendenze. In molti attendono infatti i dati di Velon, proprio per capire la velocità raggiunta nelle volate da Sam Bennett, oppure Veloviver, che permette di conoscere in tempo reale la potenza di pedalate o la posizione dell'atleta in corsa e le sue condizioni fisiche generali, capire il vento, da che parte tira. Come ci ha raccontato anche Giovanni Ellena, che è il direttore sportivo dell'Androni Giocattoli, sulla prestazione di Fausto Masnada sul Gran Sasso. In base alle condizioni meteo, alla direzione e la forza del vento, gli diceva per connessione telefonica, diciamo così, come spostarsi rasente gli striscioni. Insomma, il ciclismo romantico di cui si parla sempre, la fatica, il sudore, certo, ci saranno anche sullo Zoncolan e sulle altre salite da scalare, ma il corridore è sempre più un uomo vitruviano, spinto all'utilizzo delle tecnologie per ottenere il massimo delle prestazioni. Ti vuoi bene? Scegli il latte Soligo QV. QV è il marchio veneto della qualità verificata.
Ecco che torniamo ancora con i nostri ospiti, con il gruppo ciclistico pasiano. Però Tina, avevi una domanda da porre ai nostri ospiti, di che cosa si tratta? Cristian Cigaia, ovviamente ex corridore e direttore sportivo. Elena ci diceva che indicava a Masnada, quando saliva sul Gran Sasso, di correre rasente agli striscioni, perché gli striscioni di stoffa vicino sulle transenne gli davano un certo senso della protezione. Volevo capire, i tuoi ragazzi da che parte tira il vento, perché vediamo dei capelli quando allora, si allena. Allora era una battuta questa? No, non era una battuta, era per capire le caratteristiche dei tuoi ragazzi. Diciamo che partiamo dai due ragazzi dei primi anni, Davide e Marco. Ecco, sono cresciuti molto dall'inizio, si sono resi conti da soli che lavorando e facendo fatica, come si diceva prima, e ascoltando i consigli, si può migliorare non poco. Poi passiamo ai due secondi anni, Eric, adesso finita la scuola, che era quello un po' più impegnato a scuola, dovrebbe riuscire ad emergere. Già adesso sta correndo bene, aiuta molto il suo compagno Cristian Pase, che ha ottenuto 4 secondi, un terzo posto, un quarto posto, un sesto, un ottavo posto su 10 gare. Sempre piazzate, costante. Sempre piazzate, diciamo sempre protagonisti sulle corse. Tante volte è più importante essere piazzati di fare una vittoria e poi sparire. Diciamo che io preferisco il corridore costante piuttosto di uno che mi vince una corsa e poi non si per vede due più. Mesi non si vede neanche negli ordini d'arrivo. Allora, cioè, questo dà la costanza, insomma. Rimaniamo sulle transenne, sui striscioni pubblicitari che riparano un po' al passaggio dei corridori, arriva il giro e quindi una battuta anche sul giro. Poi con Roberto Gobbo per la parte conclusiva torneremo alla sua manifestazione. Ma con Gianluca Pellegrini arriva il giro, domani sarà a Treviso, quindi Regione Veneto, il giorno dopo Regione Friuli, Venezia Giulia. Ecco, il giro cosa rappresenta per l'economia e per le aziende? Beh, sicuramente insomma è una grande occasione, no? Dà una visibilità incredibile. Certo è più adatto per aziende di un certo livello, insomma. È proprio questo, c'è lo spazio per tutti all'interno di un insieme così voluminoso. Diciamo che se fosse per loro danno sicuramente spazio a tutti, ma in realtà bisogna insomma tirarlo fuori anche lo spazio. Sì. Conteggiarlo lo spazio. Sì, esatto. Poi dipende comunque al di là di tutto da azienda a azienda il tipo di pubblicità che vuole fare, perché comunque se un'azienda è settoriale cioè, geograficamente se c'è un prodotto da proporre sì. Ma altrimenti la progettazione è già diversa. Certo che però suonano i campanelli. Boh, Dio, a quei livelli no, sinceramente, insomma, a me non ha mai suonato. Diciamo che noi abbiamo puntato molto, ad esempio, nel ciclismo come azienda, e noi sosteniamo diverse squadre oltre il Pasiano e abbiamo proprio come marketing abbiamo voluto insistere. In ciclismo, cioè il mezzo, la bicicletta. Tina, scusami. Sì. Lasciamo finire questo concetto, perché altrimenti non riusciamo a venire a capo del bandolo, no? Della matassa. Sì, diciamo che diventa un lavoro diciamo sostenere i ragazzi tutto quanto, ma anche come marketing aziendale e avere, secondo il mio punto di vista, allora, da un lato c'è aiutare e sostenere più associazioni che quindi diciamo si fa un po' di bene un po' a tutti, ma poi a livello di marketing effettivo è molto più presente, no? il marchio distribuendolo in diverse... È obbligatorio a quel punto? Sì. Quasi? Diciamo è importante. Se il mio concetto era, voi fate progettazione, il ciclismo è una base per progettare, perché comunque la bicicletta è un attrezzo. Per me, insomma, io ho sempre sostenuto che il ciclismo è scuola di vita, è la fatica, è saper resistere, saper affrontare le salite, gli impegni, insomma, poi nella vita, a me è servito tantissimo. Trovo
trovo veramente uno specchio poi nella vita, insomma. Sentiamo anche il sindaco, tornando all'argomento Giro d'Italia, che sarà in Friuli Venezia Giulia da dopo domani. E ormai è risaputo, insomma, che le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni comunali, provinciali e regionali hanno un ruolo importante all'interno di questo movimento. È così? Certo, perché comunque gli adempimenti burocratici, i controlli naturalmente sono sempre... stanno aumentando, no, negli anni, quindi bisogna garantire. Ma soltanto per questo o c'è anche garanzia da parte? Quello lì è il dovere, naturalmente, è quello che un'amministrazione deve preoccuparsi di fare, come a Pasiano, insomma, col mini giro, naturalmente garantire una corretta viabilità, le deviazioni giusto, il personale, anche volontario, perché poi una cosa bella all'interno dei piccoli comuni come il nostro sono anche i volontari che si mettono lì con una paletta, magari anche a regolare il traffico, eccetera, però al di là dei doveri ci sono anche naturalmente i piaceri, no? Una manifestazione importante che passa per il proprio comune, che dà lustro, che dà visibilità e che ti rende quindi protagonista, quindi ben venga naturalmente il Giro d'Italia per quei comuni naturalmente che hanno la fortuna di vederlo, come San Vito al Tagliamento appunto dopodomani. Noi diciamo che quest'anno siamo più che contenti con questo mini giro, insomma, che poi metteremo a fuoco nell'ultima parte dei nostri interventi con Roberto Gobbo, che ci parlerà di queste tre giornate. E già da subito vorrei capire anche quale sarà la presenza, che ritengo in ogni caso voluminosa. E adesso vediamo l'ultimo servizio di questa puntata, arriva da Bologna, da Osteria Grande, la Coppa Varignana Elite Under 23. Gentili signore e signori, un cordiale saluto da Osteria Grande, siamo in provincia di Bologna, nel comune di Castel San Pietro, e questa è la seconda gara della due giorni ciclistica delle colline castellane. La prima, riservata agli allievi, si svolse a fine aprile, il 29 per la precisione, con il Memorial Benfenati Trofeo Vifer Meca. Quest'oggi invece sono in gara gli categoria Elite Under 23, con grande successo di partecipazioni per questa gara allestita dalla società ciclistica Sergio Dal Fiume di Osteria Grande. Abbiamo visto le immagini della partenza, andiamo a vedere quello che è successo lungo il percorso. Dopo due giri iniziali a gruppo compatto, la corsa ha iniziato il tratto in linea, lungo il quale è nata questa fuga davvero interessante attorno al 20° chilometro, protagonisti 18 atleti con il campione italiano Elite Milani, ma in testa alla gara, con un vantaggio che tende ad aumentare, troviamo il 182 Meucci, il 193 il tricolore Milani, il 217 Lenzi, il 195 Abenante, il 194 Pietro Bon, il 131 Riva, il 69 Pellizzer, il 153 Begnoni, il 127 Brugna, il 47 Allori, il 70 Vecchiato, il 34 Soltasiuk, il 149 Marengo, il 198 Battistella, l'85 Del Cardo, il 180 Benvenuti, il 79 Bonechi ed il 223 per Kumar. Intanto il ritardo del gruppo, ci dice il servizio informazione, aumenta perché ormai sfiora i due minuti, quindi questi 18 protagonisti sono davvero al contatto
comando, con sicurezza, con determinazione hanno dato vita a questa fuga, sono rappresentate varie formazioni. 80° chilometro in questo momento, ne mancano peraltro ancora 59 alla conclusione, 2 minuti e 30 attualmente il vantaggio di questi 18 atleti che abbiamo ricordato con la società di appartenenza qualche istante fa nei confronti del gruppo. Vediamo quella che è la situazione alle spalle con gli atleti della Iseo, serrature, rime carnovali a fare l'andatura, poi si vedono anche le maglie del Gragnano Sporting Club Caselli, quindi vedete con il numero 93 in questo momento impegnato a condurre affaticati della Overall FGM Trecolli. Queste immagini si riferiscono al gruppo, ma il distacco per il plotone è sempre di 2,30 dai 18 protagonisti che ormai dal 20° chilometro sono davanti e ora siamo già attorno al 100° chilometro. Superato da poco il cartello che segnala 20 km alla conclusione, siamo ad un chilometro dal passaggio da Varignana quando i concorrenti avranno percorso e porteranno a termine il secondo giro, quindi ne mancheranno 4 alla conclusione, sono 6 le tornate finali di 4 km e 300 metri ciascuna. E dall'attacco dal gruppo dei 18 è schizzato via Pietro Bon, lo vedete con il numero 194, l'esponente della Zalf Euromobile Desiree Fior che va all'attacco guidato dai tecnici della formazione trevigiana. Lo vedete Pietro Bon, d'altra parte erano in 4 nei 18 all'attacco e c'è un'altra maglia della stessa formazione che si avvicina e lo vedete in questo momento è il giovane Battistella che si riporta in questo momento su Pietro Bon e va decisamente davanti, non ha nemmeno salutato il suo compagno di squadra Battistella, questo giovane di grande classe e talento che si sta avvicinando praticamente al passaggio dalla zona del traguardo, mentre Pietro Bon, lo vedete in questo momento, si sta riportando sulle ruote del compagno di squadra che lo ha appena raggiunto. Quindi siamo ormai a 4 giri dalla conclusione di questa 67esima Coppa Varignana, Coppa dal Fiume, con partenza da Osteria Grande ed arrivo a Varignana dopo lo strappo finale, arrivo in leggera salita con l'organizzazione della Sergio Dal Fiume della Polisportiva Osteria Grande, la località che ha ospitato la partenza, mentre qui ormai siamo a 100 metri dal passaggio, viene esposto il cartello che segnala 4 giri alla conclusione di questa manifestazione, la Zalf Desiree Fior Euromobile ha lanciato il suo attacco con questa coppia, è stato Pietro Buon a rompere decisamente gli indugi e quindi poi c'è stata l'uscita anche di Battistella che si è riportato sul compagno di squadra. Vediamo questo primo piano sul brillantissimo vincitore della Coppa Fiera di Mercatale Valdarno di quest'anno, impegnato lungo la discesa con il suo compagno di squadra Pietro Bon, colui che ha promosso il tentativo, e questa è la coppia di inseguitori, una coppia di inseguitori che comprende, lo vedete chiaramente, la maglia tricolore di Gianluca Milani, compagno di squadra dei due attuali battistrada, e poi c'è una maglia anche della Viris Vigevano Lomellina ed è quella di Marengo. È Marengo in questo momento impegnato a fare l'andatura, d'altra parte Milani avendo due compagni di squadra non collabora, e bravo Marengo che in questo momento riesce a colmare il divario che esisteva e con un ottimo inseguimento si riporta sulla coppia. Certo non sarà facile per il corridore della formazione lombarda con tre stessi componenti la formazione Pietro Bon, Battistella e Milani, davvero la formazione di Castelfranco Veneto ha lanciato il suo attacco in questa prestigiosa competizione, altre volte è stata brillantissima protagonista in questa competizione,
la squadra della Zalf Euromobile, e questo attacco portato ad una 25ina di chilometri dall'arrivo da Pietro Bon testimonia anche della volontà e della voglia di ottenere il successo. Vediamo quello che avviene alle spalle. Intanto questo è Soltasiuk, corridore che gareggia nella formazione della cremonese Guerciotti, c'è il toscano Allori della Bigante Beltrami TSA, e con il 69 invece abbiamo Pellizzer, il corridore della Work Service Fausto Coppi Gazzera Videa. Non c'è più Pietro Bon, infatti è Marengo, il corridore della Viris Vigevano Lomellina, che è in seconda posizione. Milani chiede il cambio, Marengo dobbiamo dire che sta dando il suo apporto, bravo questo atleta, già protagonista in questa stagione di ottime prestazioni. Vanno ad affrontare nuovamente queste ultime difficoltà i tre che si trovano al comando della gara, dietro Longhitano, Fiorelli e Delle Foglie. Hanno cercato di avvicinarsi ma non ci sono riusciti ad agganciarsi, ad agganciare il terzetto, ed attenzione perché Battistella, Samuele Battistella, ha deciso di aumentare, ha sicuramente il via libera dal suo compagno di squadra Milani. Marengo non può che difendersi e sperare magari poi di ottenere il secondo posto, che sarebbe comunque risultato di tutto rilievo. Samuele Battistella dunque, e quando mancavano un paio di chilometri, poco più, alla conclusione, ha lasciato gli altri due compagni di viaggio e sta viaggiando verso il traguardo finale di Varignana, di questa 67esima edizione della Coppa, valevole anche come Coppa dal Fiume. L'incitamento da parte dei suoi dirigenti, Luciano Rui, il capataz per quanto riguarda la direzione sportiva, Gianni Faresin quest'oggi è impegnato a Carrara, dove ha vinto con Gregorio Ferri quella competizione, lo abbiamo ricordato, e mentre Samuele Battistella va a vincere questa edizione numero 67 della gara bolognese riservata ad elite e under 23, perché ormai soltanto poche centinaia di metri lo dividono dalla vittoria. Dietro Milani sta controllando l'eventuale reazione di Marengo, ma a questo punto il corridore della Viris e Lomellina Vigevano non può far molto di più che non sperare e naturalmente cercare di ottenere il secondo posto, che comunque merita, e siccome Milani è un atleta non soltanto bravo ma anche intelligente, sicuramente non si impegnerà più di tanto per ottenere la seconda piazza, magari lasciandola a Marengo. È giusto così, nel mondo del ciclismo avvengono spesso questi gesti e sono da apprezzare sotto tutti i punti di vista. Mentre Samuele Battistella si volta, ma ormai è tranquillo del successo, anche perché ormai siamo in zona arrivo, 200 metri alla conclusione, quindi immagini anche dalla telecamera fissa sul traguardo che ci mostrano questo giovane e splendido vincitore della Coppa Varignana, Coppa dal Fiume. Sul traguardo di Varignana è Samuele Battistella il vincitore, che va a tagliare il traguardo dopo la Coppa Fiera di Mercatale Valdarno, la vittoria ottenuta qui in provincia di Bologna. Siamo all'arrivo per la seconda piazza, giusto così. Giunge Marengo in seconda posizione, terzo felice comunque del piazzamento e della vittoria del compagno, il tricolore Milani. Ora lo sprint per il quarto posto, c'è Longhitano che se lo aggiudica, ed è Claudio Longhitano della Gragnano Sporting Club Caselli, quinto è Delle Foglie. Siamo con il brillante vincitore Samuele Battistella, seconda vittoria, all'ultimo chilometro sei partito, niente da fare. Sì, ci siamo messi d'accordo io e Milani, che eravamo rimasti in tre, io, Marengo e Milani, ci siamo un po' parlati io e lui e abbiamo deciso che io dovevo provare nel finale e lui aspettare la volata, e questa tattica ha premiato, dai. Comunque la seconda vittoria, la prima a Mercatale, oggi è un bel risultato.
Sì, diciamo che la vittoria va dedicata soprattutto alla squadra, perché senza di essa non si fa niente. E nel pezzo finale della gara ci ha aiutato anche a Marengo a arrivare all'arrivo, sennò molto probabilmente rientravano quelli dietro. Diciamo che un gioco di squadra è iniziato dopo 10 km dalla partenza. Abbiamo deciso subito di correre davanti, c'era molto vento in pianura, eravamo in 5 nel ventaglio iniziale, poi uno ha forato e abbiamo mantenuto il vantaggio fino nel finale. Si è rimasti in 3 dopo le ultime circuito duro lì, nell'ultimo circuito, e si avvicinavano 2. Battistella era più forte in salita, gli ho detto prova all'ultimo giro, che l'importante è che vinciamo la corsa. Stava benissimo, e questi anche sono i suoi arrivi, è molto forte, e è partito con una gran progressione, è andato all'arrivo. E si è arrivati io e Marengo, e insomma è andata così, dai, bene. Rientriamo in studio per l'ultima parte e focalizziamo ancora a questo appuntamento con Coppa del Friuli, mini giro del Friuli con il gruppo ciclistico Pasiano. Si comincia il giorno 25, così Roberto, quanti corridori? E poi sono tutti obbligati a prendere parte ai 3 appuntamenti? No, sono 3 gare, sono 3 gare separate praticamente, abbiamo 3 approvazioni di gara. Però la maggior parte degli atleti che partecipano prima partecipano anche l'ultima. Alla data di questa sera la media è di circa 80 atleti per categoria, quindi siamo 200, ma forse intorno ai 250, insomma, ma forse supereremo anche, perché praticamente abbiamo avuto anche dei contatti ultimamente delle squadre venete che praticamente hanno così un impegno per andare a fare la gara di Urina, mi sembra, no? Però voglio partecipare a Crono e la prima serata del Criterium. Allora, riepiloghiamo questi 3 giorni. Il 25 maggio si comincia con una prova che ha quali caratteristiche? Sì, il 25 maggio si comincia col Criterium. Il Criterium praticamente è una prova su strada, che praticamente 3 sono le prove e una per categoria, no? Abbiamo deciso di fare molto brevi i percorsi, perché calcolando che i ragazzi quasi tutti faranno tutte le 3 prove, vogliamo praticamente in qualche maniera dargli la possibilità di farle. Non spremerli, insomma. Non spremerli. È così che va bene. Naturalmente sono a punteggio? Sì, il punteggio dell'intergiro è il punteggio dei primi 5, il punteggio della classifica finale è il punteggio dei primi 10. Abbiamo semplificato, perché anche le esperienze passate si andava fino al 15, poi punti, però dobbiamo anche essere veloci sul stampare le classifiche, quindi ci limitiamo poi con la solita formula che alla fine vale chi ha fatto i migliori punteggi, e poi ancora in caso di parità ci sarà quello che vincerà. Andiamo avanti, e giorno 26. Cosa c'è? La cronometro per tutti. Partiamo dagli esordienti del primo anno, e con le ragazzine naturalmente dentro, e poi esordienti di secondo anno. Due i percorsi? I percorsi sono 2, praticamente la prima parte del percorso e l'ultimo è uguale per tutti. Avremo un'interruzione di mezz'ora fra gli esordienti allievi, perché questo ci permette di spostare il rilevamento dell'intergiro. E andiamo a 7 km, anche lì siamo stati molto brevi, percorso molto facile proprio per dare la possibilità ai ragazzi di respirare praticamente. Partenza alle 12.30, quindi nel primissimo pomeriggio. Partenza alle 12.30, perché in pratica abbiamo anche la necessità di liberare una parte di questo percorso che chiude al traffico, considerato che abbiamo i festeggiamenti proprio e la partenza lì nei festeggiamenti, quindi dobbiamo dare la possibilità a chi va ai festeggiamenti, ma soprattutto a chi di avere cose. Allora, arriviamo all'ultimo giorno, dove poi fra l'altro c'è anche l'assegnazione della maglia del campionato provinciale, giorno 27. Sì, il giorno abbiamo 27. Abbiamo ancora un minuto e mezzo per chiudere, quindi il giorno 27 è la corsa più interessante, quella che è la 6ª edizione. La Pasiano Madonna del Monte, all'inizio quando l'avevamo creata,
c'era stato un po' di contestazione e diffidenza, poi abbiamo visto che è molto partecipata e sono venuti fuori anche dei bravi ragazzini. Abbiamo praticamente questa cosa, questa strada in linea che attraversa 6 comuni del nostro territorio per finire nel comune di Aviano alla cosa, al santuario della Madonna del Monte. In pratica si inizia a salire a 10 km dall'arrivo e a 6 km dall'arrivo abbiamo il rilevamento dell'intergiro, discesa fino ai 4 km dall'arrivo e poi si sale pian piano e l'ultimo tratto, quello che va su al santuario, è un tratto che ha anche una pendenza media del 10-11% con una punta del 13-14%. Allora, per quanto riguarda gli esordienti, 30 km, partenza da Piazza De Gasperi alle ore 11, per gli allievi invece lievita il chilometraggio, sono 57 km, e Piazza De Gasperi è il punto di riferimento allora? Sì, Piazza De Gasperi è il punto di riferimento dove praticamente la festa, però la festa finale praticamente sarà lì alla Madonna del Monte, perché lì ci saranno le premiazioni di giornata e anche le classifiche finali. Lì praticamente lì avremo la squadra che vince la Coppa Friuli e avremo i ragazzi che vinceranno il mini giro del Friuli. Gran cerimoniale a chiusura dunque della Coppa delle Friuli, mini giro delle Friuli, con il gruppo ciclistico pasiano a tenere le briglie di questa 3 giorni quanto mai interessante. Grazie agli ospiti che sono stati qua con noi. Grazie stasera. Per essere stati Chiara? Con noi. Mario, dobbiamo salutare perché il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie per averci seguito anche questa sera. Buona continuazione, noi vi aspettiamo il prossimo giovedì. Arrivederci. Sempre fior.